siamo con Paolo Passalacqua, il luogotenente della Guardia di Finanza. Luogotenente, l'abbiamo vista impegnata in questi giorni anche grazie al contributo dei colleghi. Proviamo a capire che cosa sta accadendo. Siamo arrivati a fine giornata per quanto riguarda i soccorsi. È cominciata la procedura di evacuazione degli uomini che erano su per le ricerche. Vorrei capire qual è la situazione arrivati a questo punto di oggi. Allora, stiamo procedendo con l'evacuazione, che è un'operazione non semplicissima. Molte persone sono state portate per operare, quindi è altrettanto difficile portarle tutte in sicurezza a valle prima dell'arrivo della notte. Abbiamo censito quelle che sono le aree primarie di ricerca, che sono un punto che è stato georeferenziato grazie a una localizzazione effettuata con delle strumentazioni elettroniche per la localizzazione di telefoni cellulari, e ci stiamo interessando anche a dei vecchi accumuli di valanga che sono stati parzialmente ricoperti dalle nevicate di ieri, quindi è un'operazione difficile anche individuare bene le aree da scandagliare. Quando la prossima riunione di coordinamento tra tutti voi che siete rappresentate i soccorsi e a questo punto si ripartirà domani mattina? Per quello che io sono a conoscenza, è in corso adesso, se non è già terminata, una riunione in prefettura all'Aquila, perché si sta valutando l'opportunità di bonificare l'area delle ricerche da eventuali pericoli di accumuli di neve giacenti, con il distacco artificiale di masse nevose, e dopo si ripartirà in funzione di questo tipo di attività alle prime luci del giorno. Buon lavoro! Grazie e buona serata a voi.